Don Stefano, a conclusione di questa intensa ordinazione diaconale, quali sono le cose che si tiene dentro, che vuoi comunicarci? Chiaramente, prima di tutto, è stato molto bello per me vedere la partecipazione di tanta gente, la partecipazione di amici di vecchia data, di più di 30 anni, di strada proprio percorsa insieme, però anche di tante persone del mio paese, dei paesi qua in giro, che anche magari da tanti anni non vedevo, non conoscevo, compagni di scuola, amici quasi d'infanzia, che hanno voluto comunque partecipare a questo momento, una cosa che ovviamente mi ha fatto molto piacere a livello personale, e ancora più piacere perché credo che, ecco, questa ordinazione ha come permesso a diverse persone di avvicinarsi a questo momento, di viverlo insieme e di cogliere questo messaggio che nella sua vita è la scelta dei poveri, no? Sì. In due parole, cos'è stata per lei la scelta dei poveri? Per me è stato soprattutto prima un tempo lungo di lavoro qua in Italia con l'operazione Mato Grosso, quindi proprio di lavoro insieme ai giovani. Man mano che io diventavo vecchio, i giovani per fortuna restano giovani, restano carichi, restano entusiasti. E poi è stata una scelta che, quando le circostanze della vita, diciamo, mi hanno lasciato libero, è stata quella più naturale, perché in qualche modo, ecco, anche le prospettive, pure belle a livello professionale, a tutti i livelli che avevo qua in Italia, mi sembravano sempre un po' strette di fronte a questa possibilità più grande. Ecco, lei tra qualche mese diventerà prete boliviano, sì. Però con le giudicarie nel cuore. Chiaramente. Un missionario alla rovescia? Questo non lo so se alla rovescia. Chiaro, le giudicarie nel cuore, nelle radici mie, anche della mia vita religiosa, quindi tutte radici che voglio portarmi dietro, perché sono fondamentali, sono importanti. Questi luoghi sono quelli dove sono cresciuto, dove ho iniziato tutto un percorso, prima di vita, poi di studi, poi anche professionale, quindi sono tutte cose che uno si tira dietro e che credo hanno formato anche proprio il mio essere, quindi non posso semplicemente tralasciarlo. Certo, le facciamo tanti auguri. Molte grazie. Buona strada. Grazie.